due anni fa vado a Norcia, una città che vive sul maiale, vive anche bene. Non ci sono i maiali. E chiedo, ci sono i maiali? I maiali no, però trasformiamo tutto qua. E quindi il prodotto in Italia non mi significa più niente. Il consumatore pensa che il DOC sia migliore degli altri vini, quando non è assolutamente vero. Mi piace dire proprio che è il vino di Pascina. Mi piace che sia la terra a parlare, perché è così. Se non guardiamo al passato, il presente non c'è. Cos'è l'Italia senza il passato? Finché mangiamo delle schifezze, siamo delle schifezze. Abbiamo sempre fatto Sangiovese. Ora il nostro Chianti viene bocciato. Non conforme, dicono. Non conforme. Non conforme. Non conforme, certo. Per lei che vive qui in campagna, nella provincia emiliana, il problema più importante della sua vita qual è? Non essere più liberi. Liberi dai condizionamenti, liberi anche da una tradizione, liberi dalle regole del mercato. Quando ci mangiamo un panino in un angolino di un bar fatto molto igienico, per carità, perché sotto vuoto spinto eccetera eccetera, però diventiamo vuoti anche noi e poi dopo andiamo in farmacia e ci compriamo 70 kg di antidepressivi. Chi deve fare il formaggio? Che deve piastrellare tutto? Ma come fai a far fermentare un formaggio se è tutto praticamente in una camera sterile? Ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta? Per me è meglio come era una volta, non come oggi. Noi facciamo dei vini che guardano al futuro. Però prendendo dal passato, prendendo dalla tecnica, superandola, ma andando verso il futuro, che è un'altra cosa. Qui sa di sapone da lavatrice. Se prendi una manciata di là è fungo. La vita e la morte. Eh sì.